Piazza Duomo Augusta, la CGIL ha organizzato una manifestazione per i disoccupati. Abbiamo con noi il sindacalista provinciale Zappulla, con il quale siamo visti già a novembre a Priolo per una manifestazione importante e unitaria che riguardava anche lì non solo la disoccupazione, l'ambiente, ma l'ambiente eccetera. Ora, come mai questa data qui ad Augusta e perché? Siamo a breve distanza dalle elezioni municipali oppure c'è una crisi così seria, profonda che vi state muovendo ora a distanza di mesi dal novembre? Io non mi occupo di elezioni amministrative, mi occupo di lavoro e in questo caso di disoccupati. La crisi sta toccando punte ormai insostenibili dal punto di vista della disoccupazione e abbiamo dati aggiornati sulla disoccupazione che sono drammatici e sono in crescendo, 6.500 disoccupati e altri 5.000 e passa che non hanno ancora mai conosciuto l'occupazione. I cosiddetti inoccupati. Inoccupati. Qui stiamo parlando solo di Augusta. Cioè 11.000 persone di Augusta. 11.000 persone sono più del 30% della popolazione residente. Quindi è un dato drammatico che va affrontato. Se a questo aggiungiamo che sono in esaurimento anche gli ammortizzatori sociali per chi aveva perso il lavoro, siamo, cioè la cassa integrazione, la cassa integrazione straordinaria, ordinaria, la mobilità, tutti questi ammortizzatori sociali si stanno esaurendo. Quindi dentro le famiglie non c'è più nessuna forma di reddito. Ma perché si stanno esaurendo? È il governo che non assicura questi fondi? Non c'è una legislazione che riguarda la mobilità e comunque questa cassa integrazione? Per due ragioni si sta esaurendo. Primo, perché la legge Fornero ha cambiato la legge sugli ammortizzatori sociali, ha eliminato gli ammortizzatori sociali lunghi e ha previsto soltanto l'ASPI o il mini ASPI che valgono al massimo 8 mesi. E dall'altro, con i tagli che il governo Renzi sta apportando, sta tagliando i fondi per gli ammortizzatori sociali in deroga. Qualche giorno fa è stato detto che servirebbe 1 miliardo per finanziare gli ammortizzatori sociali in deroga e questo miliardo pare che non ci sia. Quindi siamo in questa situazione, non c'è lavoro e non c'è copertura neanche dagli ammortizzatori sociali. Allora noi abbiamo sentito il bisogno di raccogliere il grido di allarme che di disperazione che è stato lanciato ad Augusta dal Comitato dei Disoccupati, perché per la verità l'iniziativa è partita proprio da loro. Sono stati disoccupati. Comitato trasversale, diciamo così. Comitato che credo non abbia nessun segno politico né sindacale, sono persone che si sono ritrovati assieme con lo stesso problema, hanno lanciato questo grido di dolore e di aiuto all'organizzazione sindacale e noi siamo qui per sostenere questa legittima battaglia per il lavoro, perché Augusta, che è al centro e nel cuore del polo industriale, che c'è il porto commerciale, ci sono tutta una serie di opportunità che possono dare slancio all'economia, all'occupazione non solo di Augusta ma per l'intera provincia, è un delitto tenere tutto fermo, tutto bloccato e lasciare le famiglie nella disperazione.